Ragazzi, sono Francesca e bentornati sul canale, bentornati in un nuovissimo video di Adopt Me. Oggi si torna su Adopt Me per mostrarvi qual è il metodo più efficace e più veloce per fare soldi, o meglio per fare gingerbread nell'evento di Natale. Ho ricevuto, vabbè, vado su Closo, mi sono connessa per l'82esimo giorno, fantastico, siamo tutti impressionanti, che bello, che bello, che bello. Tanti di voi mi avete chiesto come ottenere i gingerbread in questo nuovo aggiornamento. Non è stato estremamente chiaro questa volta, dobbiamo ammetterlo, i nostri creatori non sono stati proprio chiari, ma oggi quindi andremo a parlare del metodo più veloce di cosa fare all'interno del gioco per ottenere i gingerbreads. A me ne vedete tanti perché li ho acquistati per fare il video di ieri, che è stato il video giveaway. Quindi ragazzi, allora, French Dream OMG, chi è? Ma sei la vera? Salutiamo tutti, salutiamo Andrea Lorenzist e Noemi Pro 778. Allora ragazzi, se quindi siete curiosi di vedere come fare gingerbread all'interno di questo gioco, lasciate un bel mi piace adesso, iscrivendovi anche al canale, tappando la campanella, Instagram, TikTok, troverete tutto giù in descrizione. Come giù in descrizione troverete anche il sito delle t-shirt, sì, qui ho la versione nera della nostra t-shirt, Never Stop Dreaming, t-shirt, t-shirt. Quando si dicono le parole in inglese qui su YouTube, nei commenti poi impazzite sempre perché si dice t-shirt, va bene. Maglietta, chiamiamola maglietta, mezze maniche, lunghe maniche, felpe, felpe con la zip e cover per il cellulare, troverete tutto giù in descrizione, sia modelli maschili che femminili. Allora, all'interno del gioco ci sono ben 5... Noemi Pro mi ha appena regalato una Tasmanian Grass... Aspetta, sei tu, vero? Ti prego, dimmi che sei tu e posso ridartela. Ok, sei tu, aspetta, give them from backpack. Pez, te la ridò, grazie. Non regalatemi pe. Ok, è appena iniziato un gioco. Ok, inizio a parlarvi di questo, poi troveremo il modo. Allora, iniziamo a parlare con il pinguino. Parliamo con il pinguino, facciamo la gara. Allora, vai. Dobbiamo prendere tutti i gingerbread. Dobbiamo prendere tutti i gingerbread in questa corsa. Che in realtà non c'è bisogno davvero di fare sempre... No, vabbè, l'ho mancato uno, poi lo riprendiamo. Non c'è bisogno di fare iniziare ogni volta la corsa per prendere i gingerbread. E quel pinguino infame mi ha spinto via. Si arrabbia anche, capito? Cioè, non solo questo pinguino cammina praticamente al centro di una pista di pattinaggio, poi ce l'ha anche con noi perché lo abbiamo preso in pieno. Vabbè, allora, ho mancato un gingerbread, dopo comunque posso tornare a prenderli. Ah, io, ma non sono riuscita a darle più la tigre, vero? Vabbè, aspettate, ho sbagliato alla grande, ok. Sto ricevendo un sacco di richieste di amicizia, ma purtroppo sono super distratta e non riesco a leggerle tutte. Allora, a parte che non ho battuto il mio record personale, scusami ragazza, ok. Wow, non l'ho visto proprio questo pinguino. Si arrabbia anche. Ok, siamo arrivati. Ok. E hanno bussato alla porta. Eccomi qui, sono tornata. Scusate. Allora, 80 miliardi di richieste di cose. Fantastico, sto ballando. Vi adoro a tutti. Devo andare a recuperare. Aspettate, facciamo così in questo momento. Chi mi può dare cose? Nessuno. E friends and friends. Riprendiamo il nostro dragone. Eccola. Give item from backpack. Sì. Allora, devo ritornare indietro a recuperare tutte... Aspettate, i gingerbread che ho perso. Vedete, i gingerbread li potete raccogliere senza problemi, anche senza dover fare la gara. Aspettate, oh mamma, ok. La gara semplicemente dà quel pizzico in più. Ma, allora, fa... Un primo modo, appunto, per ottenere gingerbread è raccoglierli dalla pista di pattinaggio e ne sono 160. Sono ben 160 gingerbread. È la prima volta che fate questa gara parlando con il signorino qui. Parlate con il signorino, iniziate la gara, ci riparlate una volta finito, vi darà ben 800 gingerbread. E questo vale soltanto però la prima volta. Tra ben 15 minuti inizierà
il gioco del Frost. Ci sono quattro modi per avere soldi, però due valgono soltanto la prima volta. Tre, anzi, valgono soltanto la prima volta. La prima volta dobbiamo raccogliere 5 pupazzi di neve e i pupazzi di neve ci daranno dei soldini. Quindi andiamo. Io alcuni già ne ho raccolti. Ho aiutato questo qui all'inizio. Quello lì di fronte alla nursery. Ed eccolo lì. Mi resta questo qui, piccolino, carino e coccoloso, vicino all'ospedale. Ti aiuto subito, ragazzo. Vabbè, due, se qui ce ne sono tre. Ragazzo, ok. Dovrebbero essere altri due vicino al campeggio. Quindi andiamo a cercarli. Io poi cammino. Ho un fantastico pet fly. Andiamo. Eccole lì uno. Eccole qui un altro. E ho preso in braccio il Frost e sto scavando. Ho azzeccato il Frost con la testa a terra. Va bene, però guarda com'è carino! Va bene, allora, un altro è qui e quindi adesso c'è il problema che io tre li ho aperti, li ho alzati già, li ho costruiti già, qualcuno mi ha investito. Sono a quattro, quindi adesso mi sa che devo cercare il quinto. Ah no, le ho fatte! La prima volta che si fa questo giochino si ottengono 300 gingerbread. Nice! Questo però vale soltanto la prima volta, poi non potrete averli più, quindi inizierete ad avere 300 gingerbread, 800 gingerbread con la prima gara, e poi ci sono dei pacchi in giro per la mappa che ci faranno ottenere i pezzi di un snowball launcher. Anche questo vale soltanto per la prima volta. Una volta che avremo trovato tutti e tre i pacchetti avremo 800 gingerbread. Nice! In più abbiamo anche il cannone sparafiocchi di neve, che è fantastico. Aspetta, stop ride, così riusciamo a vederlo, che spara le palle di neve. Ok, quindi adesso ci resta soltanto l'ultimo gioco da fare per avere gingerbread, che è quello del Frost. Eccolo qui, un quarto d'ora. Yes, andiamo. Un 10 minuti, non un quarto d'ora, 10 minuti l'uno dall'altro c'è il giochino. Allora, il trucco è il seguente. Ragazzi, tutti quanti corrono per andare alla fine. In realtà c'è un trucco semplicissimo, qui non importa arrivare alla fine, perché guardate, non credo che importi tanto, non si abbia il punto in più se si arriva alla fine. Il trucco è il seguente, concentrarsi più alla fine, perché continuano a, vedete, respawnano di continuo. E in realtà più punti fate facendo questo, più avrete punti, cioè avrete gingerbread. Tutti quanti corrono per andare avanti, in realtà vi conviene comunque concentrarvi più nella parte iniziale, non correre, soprattutto perché rischierete di perdere tempo, perché nelle parti più proseguite, più ci saranno il ghiaccio che vi congela, le fosse in cui potete cadere, il ghiaccio dove si scivola, tutte queste cose qui. Quindi dovete concentrarvi in questi punti qui. Cioè, certo, è fantastico fare la gara e tutto, ma non vi conviene, perché rischiate davvero poi di perdere troppo tempo e fare pochissimi punti così. Ed ecco qui, abbiamo avuto ben 83 gingerbread. Ovviamente si ottengono molti più gingerbread sulla pista da pattinaggio. Tra un 10 minuti, un quarto d'ora, sarà di nuovo disponibile. Una volta che saranno di nuovo disponibili i nostri gingerbread, 10 minuti, un quarto d'ora sarà disponibile di nuovo il gioco della furia. Quindi, capite, ha una distanza di 10-15 minuti l'uno dall'altro. E si tratta un po' come quelli di Halloween, soltanto quelli di Halloween erano ogni 30-45 minuti. Purtroppo qui, a differenza di Halloween, non c'è nemmeno la possibilità di parlare con il signore una volta al giorno per ottenere i gingerbread. Assolutamente no. Ad Halloween si parlava con l'uomo senza testa che ci regalava dei candy corn ogni giorno, invece qui no. Giornalmente gli unici modi che avete per l'unico modo che avete per avere gingerbread è fare la gara e il Frost. Poi avrete per la prima volta soltanto 800 gingerbread con la corsa, 800 gingerbread con il cosino per costruire la macchina sparaneve e se non sbaglio me l'ero segnato, e 300 costruendo tutti i pupazzi di neve. È un po' lento il processo per ottenere tutti i gingerbread, però soprattutto perché ci sono ben 5 pet che si comprano con i gingerbread. Però io vi ricordo, ragazzi, siete in tempo ancora per entrare nel giveaway. Nel video di ieri dovete andare a vedere il video di ieri che vi ho lasciato nelle schede qui in alto e dovete scrivere e dovete partecipare al giveaway. In quel video, non in questo.
nel video di ieri, non nel video di oggi. E ragazzi, mi raccomando, non dovete mettere l'hashtag nei commenti e non dovete lasciare più di un commento, perché ci sono tantissime persone che hanno lasciato più di un commento e verranno squalificate. Quindi ragazzi, questi sono tutti i modi per ottenere gingerbread all'interno del gioco. Fatemi un po' sapere cosa ne pensate. Vi piace questo aggiornamento? Io personalmente lo adoro. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, se lo avete trovato utile. Giù in descrizione c'è anche il sito delle magliette, andate a dargli un'occhiata. E per iscrivervi al canale tappate qui sul pallino, mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani alle 15 con un nuovissimo video. Ciao!